Sono presidente dell'associazione Caos, che ha avuto l'onore di essere partner di un grande progetto voluto dalla Fondazione per la Comunità di Magnate all'interno del fondo Inicia Spadotto, dal Comune di Magnate, dalla Città delle Donne e dall'associazione Caos, con dei patrocini illustri come quello dell'ATS, della SST Sette Laghi e dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche. Diciamo che questo gioco di squadra all'interno di una battaglia di civiltà che è la lotta al cancro fa la differenza, perché la diagnosi precoce è fondamentale e a mio avviso la cultura della prevenzione nasce nei territori come questo, sensibili e lungimiranti. Per cui tagliare il nastro di un Open Day di questa portata, che ha già visto più di 100 donne iscritte, è un orgoglio che rende onore oltretutto alla comunità di Magnate e a tutti coloro i quali hanno messo l'anima, soprattutto i medici che a titolo volontaristico prestano la loro opera e che ringrazio dal profondo del cuore. Quindi viva Magnate, prevenzione, prevenzione, prevenzione. Colgo l'occasione per ringraziare invece la famiglia Spadotto Curini, Tania in particolare, perché questa realizzazione, come le altre che abbiamo fatto a beneficio della sanità e delle donne di Magnate e non solo di Magnate, deriva dal ricordo di una grande donna che è Pinuccia Spadotto. E la Fondazione Comunitaria di Magnate altro non è che uno strumento che si mette a disposizione delle associazioni, degli enti senza scopo di lucro, ma anche dei cittadini che abitano in questa nostra città, per poter costruire dei percorsi di beneficenza non sporadici ma continuativi nel tempo. Non siamo qui a chiedere soldi per il gusto di farlo, siamo qui a dirci dateci delle idee in modo da potervi aiutare a svilupparle. E questo... Tutte le donne nelle quali ritrovo un pezzo di fiducia, donne che si spendono nel volontariato, donne che danno il proprio tempo, la propria pazienza, la propria energia per realizzare i progetti, per mantenerli. È gratuito, ma non è a costo zero, e questo va ricordato. E qui ci sono molte donne che rappresentano davvero un pezzettino di quella zona a cui il fondo è dedicato, ma in fondo poi si rispende a favore di tutte le donne. Quindi grazie a tutti e a tutte le donne che stanno partecipando al progetto, perché abbiamo avuto una risposta eccellente. Grazie. Dal punto di vista medico, ho già detto Adele quanto sia importante la prevenzione. È possibile curare in maniera radicale oncologicamente il tumore della mammella purché venga trovato allo stadio iniziale, quindi venga trovato piccolo. La visita senologica con cui si apre oggi questo Open Day e soprattutto gli accertamenti strumentali che i vari medici quindi consiglieranno e proporranno alle pazienti permette di avere una fotografia reale di queste donne che aderiscono al progetto e speriamo quindi di salvarle davvero tante. Grazie davvero. Essere qui a rappresentare il comune di Magnate, quindi tutti i cittadini e le cittadine soprattutto magnatesi, è un grande onore, ma soprattutto un grande onore essere qui a raccogliere tutti i volontari che si sono messi a disposizione per la nostra comunità. Questo è un progetto nato dalle persone per le persone e questo è meraviglioso perché ci si è messi a disposizione per la prevenzione. La prevenzione, lo sappiamo, in realtà è l'unico strumento che ci permette di combattere quelle che sono le cause tumorali che spesso portano poi a gravi situazioni di salute. L'obiettivo che abbiamo raggiunto in questo momento è quello di aver addirittura coperto le agende fino ad ottobre, quindi vuol dire che c'è una grande sensibilità. E questo è bellissimo, vuol dire che abbiamo veramente raggiunto l'obiettivo, quello della prevenzione. E quindi l'unica mia speranza è di poter ampliare, approfondire questo progetto, che va anche nell'ottica di valorizzare il territorio. Siamo qui davanti al consultorio, un posto importante per la prevenzione e per l'assistenza sanitaria territoriale, che va valorizzata e ampliata, approfondita rispetto a quelle che sono le direttive della nuova riforma. Quindi io mi auguro come cittadina e come primo cittadino che questo progetto sia soltanto il lancio per un approfondimento della sanità lombarda e soprattutto malnatese rispetto alla prevenzione e all'assistenza territoriale. Grazie a tutti.